Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questa continuazione della nostra guerra di Kush contro Kush. Allora, stavamo ragionando la scorsa volta che hanno comunque parecchia gente i nostri nemici, hanno quasi 30.000 uomini, noi ne abbiamo al momento solo 15.000 mercenari con un generale neanche particolarmente esaltante. Tra l'altro questa composizione che abbiamo ha una cavalleria pesante, dei combattenti su cammello e della fanteria leggera. Rispetto a appunto loro che hanno comunque più di me di heavy cavalry, hanno degli arcieri, hanno della heavy infantry e anche della light cavalry, direi che non mi conviene forse lasciarmela troppo, per cui il mio proposito al momento è di andare indietro fin tanto dove posso andare senza prendere attrito, quindi qua a Bagada, e aspettare che arrivino giù le altre mie truppe. Ok, non abbiamo più claim per l'impero di Alessandro. Sono dei pretendenti. Perché allora è morto Tolomeo, ma non ho capito se ci sono dei pretendenti attivi in questo momento che stanno contro di me o se sono delle robe che diceva. O perché parlava di Babilonia comunque. Oh mannaggia, l'impero Seleucide qua. Ciao. Rivolta Seleucide è una roba enorme. Oddio, mi sa che la Frigia sarà pericolosa prossimamente. Se non prendono più il territorio al momento, sono molto buoni quelli, ma per mandarli giù sotto, sarà impegnativo. Ma questi 36.000 sono miei? Automated armies. Sono i rivoltosi che diceva prima. Ma scusa un attimo, allora, intanto mi sa che, perché non ho capito se sta scatenando una rivolta o che cosa. Intanto mi sa che questi me li porto in marce forzate più vicini. In una zona in cui magari non prendono attrito, vada qua. Anche qua. In fretta però, perché non so che cosa cavolo stiano combinando quelli. Oh, questi arrivano laggiù e non dovrebbero avere problemi. Ok, ho un sacco di potere di oratorio, potrei andare a convertire qualcuno alla religione corretta, Religion map mode, perché allora sono tutti, quasi tutti chemetici come maggioranza nelle zone. Allora io farei che mettere, diffondere un po' la mia religione. Ah no, però quello mi converte, per convertire ho bisogno di quell'altro. Posso cambiare la cultura. E diciamo che ci sta. Converto un po' di gente qua. Vabbè, gli schiavi non è che mi interessi particolarmente. Però no, comunque mi conta come se sono principalmente. Adesso ok, è un'altra zona in più. Dai, vabbè, abbiamo investito un po' di punti. Magari è stata una cavolata, ma ne avevo davvero parecchi da parte. Oddio, si stanno muovendo, si stanno muovendo, si stanno muovendo. E sono, appunto, due armate. Mica da poco. Allora,
Gli altri miei sono indietro al momento, eh. Sono parecchio indietro. Dove sono le mie truppe? No, qua. Avrei dovuto dargli un marce forzate, mi sa. Quanto manpower avranno? Avranno un sacco di manpower loro. Non hanno combattuto la guerra che ho combattuto io finora. Oh, ok. Stanno riprendendo quelle loro terre. Hanno 33.000 di manpower. Stanno andando in bancarotta perché non hanno introiti, però. Prima di mandarli in bancarotta ci vorrà parecchio tempo, per cui. Ah, io questi li farei arretrare ancora un po', eh. Ah, per sicurezza li faccio arretrare là indietro, così che non mi arrivi della gente a caso, all'improvviso. Questi che sono qua, allora. Mi conviene farli passare in qua. Perché qua prendono comunque attrito, 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 attrito dappertutto. Diciassette, 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 venti, diciassette, diciannove, diciannove, diciassette, ventuno. Allora, quindi marce forzate per qua. Ci vorrà almeno un mese e mezzo, mi sa, eh. Non ho tanto manpower per potermi permettere di reclutare della gente giù sotto. Ma se riuscite a concludere questa guerra positivamente, avrei di sicuro buone possibilità perché. Ah no, ok, non ho preso neanche attrito. Ok, perché il mese è scaduto nel mentre. Ah no, sì, forse sì, qualcosa l'ho preso ma non l'ho recuperato nel mentre. Allora, 16, 16, 16. Venti, quelli si stanno avvicinando pericolosamente. Sto perdendo di nuovo gente. Attrito. E non è per niente buona come situazione. No, 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 questi li faccio retrocedere di nuovo, eh. Andate fin là. Se riconquistano. Ok, ma devo venire giù a picchiarli io. Con tutte le truppe, con un generale decisamente più interessante. 16, 16, 16, 16. 14, 16, 18, 20, 16, 21. Oggi riusciamo a farcela. Aspettiamo che finisca il mese. Allora, abbiamo detto qua, vada. Correte come se non ci fosse un domani. Ah, questi scappano. Gli assedi come stanno andando? Ah, questi ci inseguono. Ci inseguono fortissimo. Hanno un generale mica male. Torna là indietro, che mi sa che è meglio. Magari prenderanno un po' di attrito, ma ci sta. Ok,
Allora, il mio regnante non è sposato, quindi diciamo che arranged marriage lo facciamo sposare con... Antigone, Magid. Harsh, prominent, suspicious. Vada. Oddio, rischio della guerra civile. Perché loro hanno più truppe che di quante ne ho io. Una bella fregatura. Ho sottovalutato questo problema. Posso corromperlo? Ok, però spendendo le cose militari posso fargli perdere delle truppe. E lo uso di nuovo. Perché ad aumentarmi la loyalty non credo che cambi qualcosa, eh. Adesso come si è messi? Andiamo di nuovo. Ok, adesso non c'è più rischio per fortuna. Però ho dovuto spendere quanto? 400 punti militari per sta cosa qua. Beh, per fortuna c'è stato un modo per cavarsela senza perdere tutto, insomma. Ah, questi stanno arrivando fortissimi. Non mi piace molto questa situazione. Questi dove stanno andando? Anche là. Aspetta un attimo, non c'è un altro posto più vicino dove poter fermare i miei uomini qua? No. Però aspetta, facciamoli fermare qua, perché è meglio che prendiamo attrito con i mercenari che non con i miei uomini. Allora, diamo questo ruolo a Lisippo. Sì. Allora, se ci vengono addosso ci fanno un po' piacere. Vada. Abbiamo bisogno dei soldi. Si fermano? Non si fermano. Dai, porca miseria. No, stiamo anche vincendo alla grande. Già di nostro. Non morite troppa gente. Non morite in troppi per piacere. No, ok, non sono morti in tanti. Sono morti più che altro i mercenari. Sono questi altri 15.000 là sotto che possono essere un po' pericolosi. Il problema è che la gente è stufa, è vero? Nella mia guerra attuale è abbastanza. Immagino. Ma noi abbiamo davvero bisogno delle risorse che hanno loro. Ok, qua non hanno attrito.
Forse neanche là avevano attrito, ma... Però è che fin tanto che non gli occupiamo la capitale, che è praticamente impossibile da raggiungere, avremo grandi problemi. Si è passati da 5.000 di manpower a 3.000. La gente guadagna 25 di prestigio, ne ha 10 di popolarità. L'Egitto spende, no. Non posso permettere di spendermi niente. Tra l'altro le mie truppe qua attuali dei tizi... non hanno attrito, recupereranno pian piano la gente. Ah, voi magari un attimo tornate indietro, eh. Faccia perdere manpower ai nostri cari nemici qua. 28.000, di nuovo. Oddio, mi inseguono, mi inseguono, mi inseguono, mi inseguono. Vai, vai via. Ah, era un ricercatore, allora abbiamo bisogno di mettere un ricercatore qua nuovo. Questo a 11, molto buono. Il Religious Advance. Ah, diventa assetato di vendetta, non è una bella cosa, in genere. Dove vanno questi altri? Venitemi a picchiare, che vi picchio molto volentieri. No, mi spiace, non posso accettare. Il generale del secondo Stratos. Che è questo? First Stratos. No, ok, è quello che c'ha la sua truppa là. Posso... Ah, è perché una sua conoscente, una sua amica è imprigionata, per quello ce l'ha con noi. Andiamo un attimo là per prendermi la testa. No, 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 stavo scherzandissimo. No, stai qua. Là uno è in più di 0,40. Vai, 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 che li picchiamo di nuovo fortissimo. Gli altri sono tornati in qualche modo. Ah, sono là di nuovo, eh. Non morite in troppi, come sempre. First Stratos torna là. Voi andate a occupare questo, magari. Dove stanno andando? A Gugo. Se si fermano là a Gugo potrei picchiarli molto forte. E... ha dato questo alla dissentire, quindi è sceso ancora di uno. Acino. Vediamo che noi ad Acino. Ah, non è detto che vinciamo però.
Non posso permettermelo, mi spiace. Vediamo cosa succede. Sto rischiando, eh. Ma no! È fatta? Aspetta, li avevamo distrutti del tutto? Scappano giù, ma non ci conviene seguirli. Allora, aspetta un attimo, andiamo qua. Oddio. 23.000! Ma siamo pazzi! Ma cosa la pago a fare la stabilità? Oh dei. Li lascio un attimo stare là. Non so tanto come agire. Sto prendendo civilization value, ma... Deserto, vieni qua Google. Vieni qui da Google. Ma è anche conquistata? No, hanno preso solo roba. Prendetevi un po' di attrito, poi verrò a picchiarvi. Intanto vabbè, faccio scendere giù della gente. Questi miei mercenari... Li muoviamo... Qua. No, facciamo magari che muoviamo con forza di merci in modo da prendere meno attrito. No, dove abbiamo detto? Alabastrampolis, ok. E poi vediamo un attimo cosa fare con quegli altri. Scappate tantissimo. Lo so. No, più tantissimo di così, eh. Io non sto sperando un attrito loro. Ma volete venire a picchiarci di nuovo? Hanno 27 coorti, che sono 15 più 12, che però... Oddio... Dov'è questa rivolta? Qua. Pure, porca d'una miseria. Oh. Non è nulla buono questo. Devo mandare i miei mercenari a picchiarli. Sono nati perché ho fatto... Ho mandato i miei tizi là. Cioè, ho trascurato i... Ho trascurato i barbari. E loro si sono girati male. Però qua, fin tanto che non gli prendo la capitale, non mi danno niente. The capital Bagada. Ah no, non la loro capitale, la capitale della regione, ma che scemo! Quali regioni abbiamo qua, scusate? Ah, la capitale di questa regione, per esempio, qual è? Allora, scusate, poi concludiamo. Allora, quella regione là è North Nubia. Tila. Dov'è Tila?
Ma Tila è occupata. Scusa un attimo, Tila, c'ho le mie truppe. Occupied by Egypt. Non sapete cos'è? Perché loro hanno dichiarato guerra a me o agli altri? No, hanno dichiarato guerra a me. No, ok, è perché non è mia roba. Se io trasferisco il controllo a... Come si chiamano loro? Scusate, il mio vassallo. Dodecascoinos. Se trasferisco il controllo a Dodecascoinos, scusa. Di tutta questa roba qua, anche di Tila. Adesso mi fa fare la pace in cui... Do... Questa al Dodecascoinos. Sì! Ma porca d'una miseria, dove sono le cose che mi servono? No. Trade goods. Allora. Horses adesso ce li ho, ma non è male come cosa. Noi abbiamo fatto più che altro per il ferro, vero? Perché allora, andiamo un attimo dal macro builder. Allora, noi arcieri li possiamo fare. Cammelle li possiamo fare. Carri no, perché cosa ci serve per i carri? Cereme, camel, heavy horses, heavy... No, forse abbiamo bisogno di tecnologia per fare i cavalli. Ok, military tradition, infatti. Gli Etairoi... Possiamo fare perché abbiamo dei cavalli qua. Sì. Per cui i cavalli possiamo farli là. Riaprimi. Fanteria pesante, possiamo farla là perché abbiamo preso quella provincia. Però una in più non ci farebbe male. Horse archers, non possiamo farlo perché non abbiamo la giusta tradizione. Abbiamo bisogno di step horses, che non abbiamo. Questi abbiamo i cavalli, questi possiamo fare dappertutto. Gli elefanti non possiamo, perché non abbiamo elefanti. I triremi possiamo farle là, solo perché abbiamo il commercio. Ah no, abbiamo anche qua a Tiro, dove possiamo farle. Per cui, di cosa abbiamo bisogno noi, detto questo? Il ferro non ci fa male. E no, sempre il discorso di ferro e legno. Per cui, se noi prendessimo da questa pace quella provincia e allora abbiamo detto, no, scusa un attimo, e questa provincia, queste due. Non sarebbe già una buona cosa? Qual è la capitale di... Allora, intanto come si chiama quest'altra provincia? South Nubia. Ok, la Nubia del Sud. Ce la danno la Nubia del Sud. Bagada dovrebbe essere occupata. Bagada. Dov'è Bagada? È occupata Bagada? E questa Bagada non è occupata. Ok, la successiva, la Napata. Dobbiamo avere Napata, che in realtà non abbiamo più perché hanno riconquistato loro. Ok, però quindi non è un discorso del fatto che non potevamo prenderla. È scritto male, cioè noi possiamo prendercele e che dobbiamo dare il controllo ai nostri alleati della capitale, per poter trasferire la capitale. Quindi se noi prendiamo Bagada e prendiamo Napata, che non è infattibile, ci prendiamo tutta sta roba fin qua. E che vorrebbe dire, allora, fino a Kurgus, vorrebbe dire del legno in più, vorrebbe dire dei cavalli in più, vorrebbe dire del ferro in più e dei cavalli ancora in più, che non sono niente male come cosa. E no, eh no, eh no,
E poi ci avviciniamo comunque alla zona centrale qua, dove abbiamo altro legno, altro ferro. E ha un eventuale possibile movimento in giù. Per cui niente, io sto facendo tutto per nulla. Vabbè, va bene, dai. Abbiamo capito finalmente. Allora, abbiamo perso un governatore là, ci mettiamo. Abbiamo Perks con the Family. Tenete per Paramon e per Ukesh. Ma non c'è nessuno di intelligente qua, eh. Mettiamo questo. Ma è una regione formata solo da quello? Ah no, altro globo di Titica come capitale quello. Va bene, detto questo, l'episodio è durato fino anche troppo. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso non l'avete fatto e a lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata.